Sì, ho cercato, perché la forma è un'altra cosa, però... È bello sottolineare ancora una volta il suo ritorno. Per me è stata una sfida, perché per 10 anni non ho più giocato e mi sono allenato 2 mesi e mezzo e come sempre gli infortuni non mi hanno mai abbandonato, non mi hanno abbandonato neanche per quella partita, che sono arrivato con un problema al polpaccio. Baggio contro Toldo, gioco di gambe di prestigio e la palla finisce dentro. Sposta la palla dal destro al sinistro, la mette dentro. È incredibile che anche 10 anni dopo, in una partita di beneficenza, ci sia dentro tutto Roberto Baggio. Il grande allenamento per farcela, l'infortunio che proprio non ci voleva, lo zen, quella sua forza interiore e l'arte del gol. E poi quel suo karma che si è portato appresso per tutta la carriera, la convinzione che nonostante tutto e per quanto in basso ci si trovi, si può sempre ripartire. La vita ci impone di ripartire, no? Se tu guardi ogni giorno c'è da affrontare delle difficoltà, delle sfide, bisogna essere pronti ad accettarle e di combattere. Ognuno ha il suo karma, le sue tendenze di vita dovute a tante cose, anche dal carattere, dall'educazione che ha avuto. Però dobbiamo indirizzarlo verso il positivo e soprattutto verso la creazione di qualcosa che abbia valore. La prima volta che Baggio dovrà ripartire nella sua carriera capita il 5 maggio del 1985. Roberto ha appena 18 anni e gioca nel Vicenza, in casa del Rimini, allenato da Arrigo Sacchi. Poche ore prima Baggio ha firmato un contratto con la Fiorentina. E sulle ali dell'entusiasmo di una carriera pronta a decollare, insegue un avversario. Entra in scivolata. Lo insegue ancora e... Drammatico. Drammatico tutto. Dall'infortunio che ho avuto questo dolore indescrivibile, questo male assurdo, che mi è durato per un minuto e poi è sparito. Il ginocchio ruota in maniera innaturale. Si lesiona il legamento crociato anteriore e il menisco. È il primo dramma del giovane predestinato. Per rimettere a posto il suo ginocchio destro ci vorranno 220 punti interni di sutura. Molti che avevano quell'infortunio smettevano. E io ci sono andato molto vicino, insomma. Ci va vicino, ma non abbastanza da mollare. Roberto, come stai? Quando tuo rientro? Ma il mio rientro non lo so di preciso. Spero per il primo di settembre, cioè per la fine di settembre, inizio di ottobre. Baggio inizia un duro programma di recupero e in estate si presenta ai nuovi compagni della Fiorentina. Diciamo, Roberto quando è arrivato si è integrato subito, perché è un ragazzo generoso, uno di quei ragazzi che raccontava con le barzellette, quindi sempre quel sorriso sulle labbra. Ma dietro quel sorriso gentile continuano ad agitarsi i dubbi di non farcela. Devo dire che tante volte mi domandavo se sarei tornato a giocare, perché purtroppo non avevo grandi balzi in avanti a livello di muscolarità. Poi un giocatore come lui, soprattutto, che era un giocatore che puntava tutto sui cambi di direzione, sul dribbling stretto, se perdeva quella reattività perdevi quasi il 50% del tuo valore stesso a livello tecnico. Dopo tanti rinvii, arriva finalmente il giorno del suo rientro in campo. Si gioca il primo turno di Coppa Italia, Fiorentina contro Empoli.
e Baggio ha subito qualcosa da mostrare a quell'amore cieco dei tifosi viola. Prima un gol in mezza girata. Era molto amato dalla tifoseria, nonostante il fatto che avessero ancora tutto da dimostrare, però questo era venuto come un talento naturale. La Fiorentina stessa, sia come società, ma soprattutto la città di Firenze, ci ha sempre creduto. E quella sera Baggio raddoppia con una di quelle punizioni che presto diremo delle sue, ma la paura è ancora tanta. Sì, sono tornato, ma avevo il terrore, tra virgolette, no? Perché purtroppo quando ho riniziato mi sono rotto il meniscus. Eh sì, sono passati pochi giorni da quando è tornato un giocatore vero e Roberto ricade già nel baratro. Il 28 settembre una lesione al ginocchio lo ferma di nuovo. Passano mesi in cui Roberto non fa altro che cercare la soluzione migliore per recuperare. Esce poco di casa, non vuole farsi vedere in giro, arriva perfino a dimenticare di ritirare alcune mensilità del suo stipendio. La sua mente è lì, focalizzata sul recupero del suo ginocchio. Si fa seguire da Carlo Vittori, il preparatore di Pietro Mennea. Poi, finalmente, arriva il giorno del suo nuovo ritorno in campo. Mancano 4 giornate alla fine del campionato e i viola di capitano Antonioni sono ospiti del Napoli di Maradona. E i partenopei sono a un passo dal loro primo scudetto. Ma la Fiorentina ha bisogno di un punto per raggiungere l'agognata salvezza. Il San Paolo è pronto per festeggiare un evento a lungo atteso. Andrea Carnevale porta in vantaggio il Napoli. Ecco, Carnevale in azione, Giordano, colpo di tacco per Carnevale, d'esterno, gol, Napoli in vantaggio. Ma il desiderio di Baggio è forte come quello di uno scudetto, se non di più. Sentivo il desiderio di ripagare l'amore di quella città, di quei tifosi, no? Perché comunque sia io non giocando per 2 anni, la gente mi voleva bene e non avevo ancora fatto niente. E ora c'è qualcosa da fare, una questione di vita o di morte per i tifosi viola. Salvare la Fiorentina dalla Serie B. Ramon Diaz è messo a terra da Reni. A 5 minuti dall'intervallo c'è una punizione. Il capitano, la bandiera viola Giancarlo Antonioni e il giovane Baggio si fronteggiano. Poi il capitano lascia il tiro al giovane predestinato. Ma Giancarlo è un signore, è sempre stato in campo e fuori dal campo. Il San Paolo è infuocato, ma Baggio non si scompone e calcia. E segna, bellissimo gol da parte di Baggio. Una punizione alla Maradona, nello stadio di Maradona. Un gol cruciale per la salvezza della Fiorentina. Dopo 2 anni di sofferenze, Roberto può finalmente esultare. Sono stati 2 anni tosti, dai, difficili, però insomma, se sai cogliere le cose nella maniera giusta puoi imparare tanto. Ho imparato che comunque sia niente scontato, no? Comunque tutto quello che tu fai nella vita te lo devi guadagnare, lo devi volere, lo devi determinare, lo devi sudare e che comunque tutto può finire in un secondo. Tutto può finire in un secondo, come quel secondo in cui a 18 anni si ruppe per la prima volta il suo ginocchio e come tanti altri secondi che vivrà in carriera. Nonostante la giovane età, le peripezie che è stato costretto ad attraversare permettono a Baggio di avere la giusta distanza dalle cose. Proprio in quegli anni Roberto ha abbracciato la fede buddista e ha iniziato a praticare la meditazione. L'equilibrio mentale raggiunto a fine anni 80 si accompagna finalmente anche con un equilibrio fisico che inizia a sostenerlo a dovere. E gli basta questo per diventare in breve tempo il talento più puro del calcio europeo.
A chi fosse sfuggita la notizia, il 17 settembre del 1989 Baggio gira un breve spot di tutto il suo estro riassunto in 12 secondi e lo fa direttamente in campo, al cospetto di nuovo del Pibe d'Oro. Mentre Maradona segue la partita dalla panchina, Baggio inizia la sua cavalcata. Sono partito con l'idea di portare via la palla dall'area. Perché ovviamente il Napoli ci stava pressando in area nostra. Poi quando ho visto che c'era lo spezzo ho iniziato ad andare. E poi insomma sono quelle cose che dici, ma io ce l'avevo dentro, il mio sogno era sempre quello di andare fino in porta. E che poi non era così semplice, facile, no? Però l'idea dopo un po' era quella di andare fino in fondo, insomma. La difesa del Napoli non riesce a porre rimedio alla sua avanzata. Anche il portiere non può nulla. Si è fatto questi 50 metri con la palla al piede, saltando avversari e con il pallone sempre sotto controllo. La palla rimaneva appiccicata a piede. Quindi quando faceva un dribbling il pallone lo seguiva. Baggio ha 22 anni, è nel pieno della sua forma fisica. E ogni domenica c'è un ragazzino in più che si innamora del calcio grazie a lui. Sono stati anni bellissimi perché poi sai, c'è l'età dove non hai paura di niente, a parte quello che mi aveva insegnato il ginocchio e c'era l'inconsapevolezza insomma, di tante cose, però il piacere di giocare, no? Di andare al campo, ad allenarti, di viverlo come quando eri bambino. E vivendo il calcio come quando era bambino, Baggio è ormai una stella del nostro calcio. I club più ricchi del campionato gli hanno messo gli occhi addosso. L'avvocato Agnelli ha capito che è lui l'erede ideale di Michel Platini. Ma Roberto Firenze sta bene, non vorrebbe separarsi da quella città che lo ha accolto con affetto, atteso con premura e fatto diventare grande, amandolo alla follia. E nel frattempo Roby Baggio trascina la Fiorentina in un entusiasmante viaggio in Europa. I viola a sorpresa superano ben 5 turni di Coppa UEFA e si ritrovano in finale. Il 2 maggio del 1990 la Fiorentina affronta la Juventus in una finale di Coppa UEFA tutta italiana. Ma Baggio non è tranquillo. Da qualche mese sono sempre più insistenti le voci che lo danno in procinto di trasferirsi proprio alla Juventus. L'acerrimo nemico della tifoseria viola. È cominciata quindi la partita di andata che vale per la finalissima della Coppa UEFA. Mi ero atteso perché il mio desiderio era, come ho sempre detto mille volte, era quello di stare dove ero, di stare nella Fiorentina, perché quello era quello che sentivo in quel momento. Purtroppo il destino mi ha messo avanti la squadra che poi invece sarei andato a giocarci, insomma. Strani intrecci della vita. Era più intristito, c'era un po'. Era cupo perché doveva accettare, dal mio punto di vista, un qualcosa che lui non avrebbe mai accettato in vita sua, cioè essere venduto a una squadra che lui non era la sua squadra, però.
era una situazione di fatto già predestinata, che era, le scelte le aveva fatte la società, e quindi lui doveva solo andare a firmare e basta. Servito Baggio in non eccellenti condizioni fisiche. Nella doppia sfida, Baggio, paralizzato dalle voci sul suo imminente trasferimento, non riesce a giocare come sa. Baggio, il tiro di Baggio fermato. Grandissima occasione, a tu per tu, uno contro uno di Baggio con Tacconi. Sbaglia un gol che per lui sembra uno scherzo e la Coppa UEFA diventa bianconera. La finale di Coppa UEFA è andata così, cioè l'unica cosa che non volevo era perdere una finale in quella maniera. Dopo la fine del campionato, Baggio è costretto a firmare con la Juventus. A Firenze esplode la contestazione. Non è stato facile, lo ammetto, perché io non è che non volessi andare a Venezia. Io volevo restare alla Fiorentina, che è differente. Firenze è in subbuglio per la cessione del suo idolo e le contestazioni arrivano fino a Coverciano, il quartier generale della nazionale, a due passi dal capoluogo toscano, dove la squadra azzurra è in ritiro in preparazione dei mondiali d'Italia 90. Questo momento deve essere davvero straniante per uno come Baggio, un giovane campione alla prima avventura sul palcoscenico iridato. Tutto il paese aspetta gli eroi azzurri, già pregusta notti magiche. E Baggio, anche se non è un titolare, ha tutto per essere uno dei protagonisti assoluti. Roberto scalpita per dimostrare di valere i 25 miliardi scuciti dall'avvocato per portarlo in bianconero. La prima opportunità gli capita alla terza partita, il 19 giugno, Italia-Cecoslovacchia. Mancano poco più di 10 minuti alla fine della partita. L'Italia è in vantaggio per 1-0, quando Baggio scambia la palla con Giannini. Giannini da Baggio. È il preludio di un sogno coltivato da Roberto sin da bambino. Il mio sogno era quello di riuscire ad arrivare in porta prima possibile, no? Sai, quando giochi con tutti i tuoi amici, sembravano le api intorno al miele, no? La palla tutto intorno, non si vedeva più la palla. Triangolazione, Baggio che converge, Baggio. Lì diventavi bravo perché dovevi muoverti, dovevi scartare gli altri, portargli via la palla. E qui è stato l'esercizio di quando eri piccolo, che poi ti porti dentro. Triangolazione, Baggio che converge, Baggio. Finta di Baggio, tira, grandissimo gol di Baggio. Una rete fuori dal tempo, collaudata fin da quando giocava con i suoi amici a Caldoni. Noi finivamo la scuola a 1:00 e avevamo tutto il pomeriggio, addirittura non mangiavamo neanche per andare a giocare. Una volta sulla strada imparami. Con quella serpentina magica, Baggio cambia improvvisamente direzione alla sua carriera. Quel gol non fu bello solo in sé. Secondo me, da quel giorno, Baggio diventò il giocatore di tutti. Diventò il meraviglioso numero 10 del calcio italiano, che da lì a qualche anno avrebbe divertito tutti. Il dribbling, la strada, la voglia di arrivare fino in porta col pallone. Nel racconto di Baggio del gol alla Cecoslovacchia c'è condensato tutto il calcio che non c'è più. Quel calcio che tanti rimpiangono. Un calcio più magico, in cui erano tanti i miti che i ragazzi potevano sognare di raggiungere. Baggio lo è stato per moltissimi, migliaia di ragazzi in Italia, milioni in tutto il mondo.
E Roberto, quando era solo un adolescente, a fine anni 70, un mito ce l'aveva anche lui. Il suo nome è Arthur Antunes Coimbra, meglio noto come Zico. Adoravo Zico perché comunque sia, quando ero ragazzino, ogni tanto passavano le partite del calcio brasiliano, si vedeva il Flamengo e lui era un fenomeno. Era uno spettacolo vederlo. È nato così, insomma, ecco, questa ammirazione per lui. Baggio ammira la classe del brasiliano. Ne copia i dribbling imprendibili. Le stesse movenze, soprattutto nel dribbling. E come Zico, anche Baggio segna in ogni modo. E poi c'è una specialità in comune. Baggio e gol! Quella dei calci di punizione. Era il gol! Nella carriera di Roberto Baggio c'è un giorno, c'è una partita in particolare, dove ha dovuto dar fondo a tutta la sua abilità nei calci di punizione appresa osservando con attenzione le gesta di Zico. Era una situazione di autentica emergenza. Se immaginate un pulsante con scritto punizione alla Zico e sopra un vetro con la scritta rompere in caso di emergenza, ecco, quello era il momento di usare il martelletto per rompere il vetro. 6 aprile 1993. Semifinale di Coppa UEFA tra Juventus e Paris Saint-Germain. Nel primo tempo, Georges Weah porta i francesi in vantaggio. Ma nel secondo tempo, Baggio pareggia. È stato importantissimo, insomma, perché perdevamo 1-0 e giocavamo l'andata in casa a Torino. Al 90° minuto la partita sembra chiusa sul punteggio di parità. Per Baggio è un'emergenza. È il momento di rompere il vetro e ricorrere alla punizione alla Zico. Lui era quello che, come spesso succedeva, poteva risolvere le partite anche nei momenti più importanti. Il piede strofina il pallone. E il desiderio viene un'altra volta esaudito. Questa punizione che mi ha fatto a due tocchi e per fortuna è andata bene. C'è stata la possibilità di andare a Parigi a giocare il ritorno con un po' di tranquillità in più. Un colpo ad effetto, davvero artista. Una giocata simile a quelle del suo idolo, il brasiliano Zico. Trascinata dai colpi del genio di Caldogno, la Juventus trionferà in Coppa UEFA, battendo in finale anche il Borussia Dortmund. Quella Coppa UEFA fu soprattutto sua, anche la nostra, insomma, però certo che i gol per vincere le partite importanti, li fece lui. It's my life, and it's now or never. La stagione 92-93 è talmente esaltante per Baggio da avvalergli i riconoscimenti più prestigiosi. Credo che il pallone d'oro di quell'anno fu sicuramente strameritato, perché comunque era a livello anche internazionale, era sicuramente uno dei giocatori più forti. Ho vinto il pallone d'oro, ho vinto il miglior giocatore del mondo, ho vinto la Coppa UEFA, insomma. E poi ci preparavamo al mondiale, è stato un anno eccezionale sicuramente. It's my life. Quello del 1993 è un Baggio davvero d'annata, forse il migliore di sempre.
fisico ancora integro nonostante i brutti guai passati da ragazzo, un genio cristallino e una tranquillità invidiabile. L'anno successivo, a 27 anni, Roby si appresta a giocare un altro mondiale. Questa volta rispetto a quello del 90 non deve mettersi in mostra perché i riflettori già puntano tutti su di lui. Questa volta il compito è quello di rispettare le attese, il che è anche molto più complesso. Talmente più complesso che per 4 partite, 88 minuti, le luci dei riflettori invece di esaltare il talento di Baggio finiscono per accecarlo. 4 partite e 88 minuti. Attenzione, non 5 partite. Eh già, perché se fossero state 5 partite il nostro mondiale sarebbe finito molto prima. 5 luglio 1994, Boston. Italia e Nigeria si sfidano negli ottavi di finale. Per gli azzurri le cose si mettono presto male. Parabola alta, il pallone in gol. Prendiamo un gol sciocco, cerchiamo di recuperare a 20-25 minuti dalla fine. Zola può andare all'uno contro uno, entra in area di rigore, serie di finte, viene spostato ancora, poi rientra e viene espulso. Pure questa ci voleva, no? I giochi sembrano chiusi per gli azzurri, in 10 e alla disperata ricerca di un miracolo. Mancano 2 minuti alla fine quando Donadoni passa la palla a Mussi. Ancora una iniziativa. È riuscito ad andare via sulla destra, poi è scartato uno in area vincendo un rimpallo. Un'azione che noi facciamo spesso, taglio a destra, sovrapposizione, fondo campo. E due, uno che attacca il primo palo, uno che attacca il secondo e uno dietro. Io mi sono fermato praticamente verso il calcio di rigore e lui l'ha appoggiata, mi ha detto buttala dentro, fammi un favore. La palla è per Baggio, è gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Che fortuna, fortuna che è cambiato comunque tutto lì, a volte veramente per un particolare cambia la vita di tante persone. Eravamo già sull'aereo, sì. Ma per non salire su quell'aereo ci sono ancora da superare i tempi supplementari ed è sempre Roby Baggio a inventare l'assist decisivo. Benarrivo lascia Baggio, pallonetto per Benarrivo, giù, rigore, rigore. Parte Baggio. Sì, gol, 2-1 per noi. E a trasformare il rigore della vittoria. Baggio veniva da un momento nerissimo. Questi due gol gli ha ridato euforia. Sospinta dal codino nazionale, l'Italia supera la Spagna. Roberto Baggio salta e segna! E poi ancora la Bulgaria. Pallonetto, Roberto, tiro! E gol! La doppia ancora di Roberto Baggio! Forse è il momento più alto della carriera di Baggio. Poi un piccolo infortunio muscolare. Il cambio. Le lacrime a fine partita. E la storia di quel mondiale, e forse di tutta la sua carriera, gira in un istante. Nella finale con il Brasile, Baggio gioca malconcio. Fatica, soffre.
ma stavolta non riesce a salvare una squadra aggrappata al suo codino. E per un inesorabile gioco del destino, sarà proprio lui, il faro della squadra azzurra, a sbagliare il rigore decisivo. Roberto. Alto. Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile. Quante volte abbiamo visto quel rigore di Baggio? Tante, tantissime. Talmente tante da restare stampato nell'immaginario, nella memoria collettiva del paese. E Baggio ha dovuto farne tante di magie per altri 10 anni, per essere sicuro che quell'immagine non restasse il simbolo della sua carriera. E invece ce ne sono tanti di immagini indimenticabili. Molte le abbiamo già viste e molte dobbiamo ancora vederle. Nella stagione 1999-2000 Baggio gioca all'Inter, ma viene impiegato poco dall'allenatore Marcello Lippi. I due non si amano e con il passare dei mesi Roberto capisce che presto dovrà cercarsi un'altra squadra, ma non prima di dare una soddisfazione ai suoi tifosi. Maggio del 2000. A Verona, Inter e Parma giocano lo spareggio per entrare in Champions League. È la classica partita salva stagione. Ci tenevo dopo un anno difficile dove avevo giocato pochissimo. Sapevo che dovevo sfruttare l'unica occasione che mi sarebbe magari capitata. Al 36esimo minuto, sul lancio di Baggio, l'Inter conquista un calcio di punizione. Che sia questa l'unica occasione? Potrebbe, ma in porta c'è Gianluigi Buffon. E poi la posizione è molto defilata. Tutti aspettano il cross al centro dell'area. È lì che convergono. Invece... che ha tentato sul primo palo Buffon. È stato bello perché lo volevo mettere lì, ecco. Ed esserci riuscito è stato importante, insomma, c'è la possibilità di andare in vantaggio. Il primo tempo finisce sull'1-0. Ma nel secondo tempo il Parma solleva la testa. Mario Stanic riporta tutto in parità. Poi c'è stato il pareggio del Parma, però insomma alla fine poi il secondo tempo ho avuto la possibilità di fare un altro gol di sinistro. E che possibilità! Ma soprattutto la classe. Stupenda esecuzione di Baggio. Che sa trasformare la possibilità in oro. Per me è stato il modo migliore per salutare l'Inter. Abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo fatto una grande partita. Davvero Baggio non poteva omaggiare in modo migliore i tifosi nerazzurri che non a caso lotteranno sempre nei loro cuori. E quando a giugno scade il suo contratto con l'Inter, decide di allenarsi per un po' da solo, nel campetto vicino a casa. Un pallone d'oro che si allena da solo. Aspetta solo una cosa, qualcuno che lo ami davvero. E presto quel qualcuno telefona. Allena il Brescia, si chiama Carletto Mazzone. E fin dall'inizio mostra di avere le idee piuttosto chiare su come si tratta Baggio. Arrivasse Baggio, Mazzone ci riunì
tirò fuori un bigliettino, alzò il braccio con il bigliettino in mano e disse: qua c'è scritto un nome di un giocatore, se dovesse venire fa quello che vuole e voi non rompete le scatole. Mazzone non poteva fare un regalo più bello ai bresciani. Tutte le domeniche Roby prende il Brescia e lo tira fuori dai guai. Delizia ai tifosi delle rondinelle. Quasi non ci credono che Roberto Baggio vesta la loro maglia. E lui li meraviglia ogni volta con gol più sorprendenti. Una sera a Lecce, persino da calcio d'angolo. Ma una domenica in particolare, Baggio sembra giocare davvero per ricambiare l'amore del suo allenatore. 30 settembre 2001. Derby tra Brescia e Atalanta. Una partita molto sentita, anche per via di vecchi rancori tra Mazzone e la curva atalantina. Il derby tra Brescia e Atalanta è rinomatissimo. Sapevamo quanto ci tenessero i nostri tifosi del Brescia quella partita. Era una partita molto strana perché prima della gara c'era tanta tensione. La curva dell'Atalanta inizia subito a insultare Mazzone. Io almeno non mi ero accorto di quello che succedeva intorno. Eravamo concentrati sulla partita. E la concentrazione di Roberto porta subito in vantaggio il Brescia. Ma l'Atalanta sa reagire con rabbia. Abbiamo preso in 10 minuti 3 gol, siamo stati 3-1 sotto. Il rientro negli spogliatoi è traumatico. Mi ricordo molto bene anche una reazione di Mazzone che entrò dentro negli spogliatoi e per 15 minuti ci guardava solo e non ha parlato. L'unica cosa che ha detto di uscire fuori e di far peggio di quello che avevamo fatto nel primo tempo. È in quel momento che qualcosa scatta nella testa dei ragazzi. A un quarto d'ora dalla fine, Baggio sembra un centravanti nato. Nel secondo tempo, Baggio cominciò a fare la differenza. Brescia 2, Atalanta 3. E Mazzone dalla panchina sul 3-2 disse ai tifosi dell'Atalanta: se facciamo il 3-3 vengo sotto la curva. Mancano ormai pochi minuti alla fine quando Roby ha a disposizione un'ultima punizione, la sua specialità. Eravamo lì insieme a abbracciarsi e a un certo punto guardavamo che lo stadio non ci guardava noi ma guardava un'altra cosa. Stanno guardando un uomo che corre forsennatamente verso la curva atalantina. È Carlo Mazzone. I'm gonna have myself a real good time. È stato troppo divertente, dai. È stato... non so neanche come definirlo. E in quei 5 anni l'unica volta che ho visto Mazzone di fare una corsa è stata quella partita lì. Noi tutti vedevamo, compreso Baggio, perché secondo noi era 30 anni che Mazzone non faceva una corsa. Quindi mitico è stato poco, insomma. Un pomeriggio irreale, la tripletta di Baggio per il suo allenatore, l'ultima corsa di Carletto Mazzone ferito nell'orgoglio.
Dopo quel giorno Baggio punta dritto ai mondiali di Corea-Giappone, in programma nell'estate del 2002. Dopo 9 partite è capocannoniere della Serie A con 8 gol. La tabella di marcia procede per il meglio, ma in autunno arrivano 2 infortuni, poi a gennaio un altro, più grave. Baggio si rompe il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, l'altro ginocchio, l'unico sano da quando a 18 anni si era rotto il destro. I mondiali sembrano improvvisamente un miraggio, c'è chi parla di ritiro dal calcio. E invece, dopo un recupero record di 77 giorni, Baggio rientra a 3 giornate dalla fine, contro la Fiorentina. Per nulla al mondo vuole rinunciare al sogno mondiale. Il ritorno in campo è da brividi. Non stava ancora benissimo perché un pochettino zoppicava ancora, però talmente era forte che in campo che poteva fare la differenza anche con una gamba sola. Anche con una gamba sola, Mazzone lo porta in panchina. Nel secondo tempo ha bisogno di lui e lo manda in campo. E Baggio viene accolto da un'ovazione dei tifosi. Guardiola gli consegna la fascia di capitano. Il regolamento non lo consentirebbe, ma si tratta pur sempre del divin codino. Passano 2 minuti e... ho fatto gol in rovesciata di sinistra. Cioè, non succederà mai più nella vita, no? Però in quel momento è successo. Oltre a dirlo con le parole che poteva giocare con una gamba sola, lo faceva anche con i fatti. E i fatti non si fermano qui. A pochi minuti dalla fine arriva un altro gol. Facile, facilissimo, ma pur sempre un gol. Ogni gol ha il suo piacere, no? Poi ce ne sono alcuni magari che non sono bellissimi, però vengono nel momento in cui tu ne avevi bisogno. Per cui quelli ti danno la fiducia per ripartire. È entrato a 20 minuti dalla fine, in 20 minuti è riuscito a fare una doppietta. Dopo 77 giorni di un'operazione al crociato anteriore e fare 2 gol. Ce l'ha fatta Roberto. Adesso i suoi compagni vorrebbero sollevarlo e portarlo di peso ai mondiali. I miei compagni vivevano questo mio sogno, no? Questo mio desiderio di andare al mondiale. E sapevano i sacrifici che avevo fatto. Purtroppo non è servito per andare al mondiale. Già, perché il CT Giovanni Trapattoni deciderà di non portare Baggio ai mondiali nell'est asiatico. E così Roby negli ultimi 2 anni della sua carriera si dedicherà completamente al Brescia. L'occasione per una passerella finale, costellata di gol d'autore. Belli, indimenticabili, romantici, eterni. Ce ne sono un paio che sono piaciuti molto degli ultimi che avevo fatto. Uno era stato